Okay, allora, buonasera a tutti, grazie dell'attenzione. Mi chiamo Roberto Guarina e da qualche mese ho cominciato a frequentare questa compagnia, è molto interessante. Allora, volevo dare anch'io il mio contributo, per quanto possibile, a queste serate. Allora, da qualche anno mi sono appassionato a costruire alcune macchinette sfruttando le potenzialità di Arduino e questa sera vi racconterò cosa ho fatto. Allora, senza partire dalla preistoria, ma possiamo inquadrare cosa ha comportato Arduino rispetto alla situazione che c'era prima. Allora, se mi permettete questa così osservazione magari banale, una volta si diceva che tra un bambino e un adulto c'è solo la differenza di giocattoli che usano. Il bambino usava giocattoli piccolini, quando invece noi facciamo finta di essere degli hobbisti, sia modellismo o qualsiasi passione, non badiamo a spese e abbiamo giocattoli abbastanza costosi e ci giustifichiamo ognuno insomma in qualche modo, specie di fronte a magari a mogli o i figli più piccoli e così. Comunque, una delle cose a cui tutti quanti, cioè gli hobbisti ambivano, era quello di avere una macchina utensile, un qualcosa, una fresetta che potesse costruire quello che loro avevano in testa. E questo era un attimo frenato sia dai costi che dalla difficoltà di avere questi materiali e avere in modo particolare un controllo numerico che comandasse queste macchinette. Lo sviluppo che c'è stato, soprattutto nel mondo delle stampanti 3D, ha permesso di avere a disposizione tutta una serie di motorini, cinghietti, azionamenti e non ultimo Arduino che permetteva di far quadrare, far girare tutte quante le cose. Allora, è molto facile acquisire le competenze attraverso internet, tutti quanti i vari forum, i vari wiki. Questo permette di acquisire velocemente delle informazioni, vedere quello che fanno gli altri, copiare, informarsi. E anche il commercio elettronico, adesso basta un click su Amazon, che è anche pericoloso, e si riesce ad avere in pochi giorni a casa quel tale motore, quel tal componente o quella elettronica. Però ben presto, permettetemi un'altra citazione, come Pinocchio, e anche in internet si trova di tutto, perché è sì facile trovare il grillo e la fattina che ti dicono come fare. Però sia i vari siti che poi compri le cose e poi non ti arrivano, oppure ti fanno vedere un laser che taglia a una velocità stratosferica e dopo invece non taglia neanche la carta, bisogna stare attenti e quindi essere un attimo smaliziati e di capire qual è la via giusta. Anche per altre cose, le serate che abbiamo fatto, quello che qualcun altro ha spiegato, è un modo utile per toccare con mano e essere un attimino, confrontarsi su quello che si può fare. Premesso tutto questo, diciamo, cos'è una macchina utensile? So che qualcuno di voi ci lavora, le ha, eccetera, quindi è difficile dire granché su questo argomento. Comunque, semplificando, possiamo dire che sono delle macchine che eseguono delle operazioni, nel fattispecie operazioni meccaniche, asportazioni di trucciolo o similari, che invece di essere azionate dall'uomo, sono azionate in modo automatico da un controllo, da un computer, detto anche controllo numerico, e lì i puristi potrebbero dire il CN, CNC, ormai è la stessa cosa, uno sarebbe controllo numerico continuo e l'altro controllo numerico forse aveva senso una volta, adesso penso si possono usare in maniera, i due termini in maniera equivalente. Comunque, tanto per chi magari non ha pratica, vediamo, le macchine utensili sono quelle classiche, sono il tornio, la fresa, i centri di lavoro, così. Allora qua vediamo un tornio, neanche tanto vecchiotto,
dove ci sono tutti quanti i volantini, i vari comandi per cambiare la velocità, per fare le filettature, per avanzare, così, sostituiti da un tornio che non ha più niente, perché tutte le operazioni sono demandate al controllo numerico che attraverso gli azionamenti e i motori esegue le operazioni che prima faceva il tornitore. Oltre a queste, senza dilungarci, sono nate tutta una serie di macchine che prima non esistevano nella versione, chiamiamo, manuale, tipo i taglia plasma, il laser, i pantografi per il taglio di legno, per il taglio del vetro, del polistirolo, e anche una serie di macchine che non hanno proprio l'utensile vero e proprio, e che possono essere le saldatrici automatiche, l'incollaggio, oppure tutta una serie di manipolatori cartesiani, robot antropomorfi, fino ad arrivare anche alle stampanti 3D, diciamo quelle industriali a sintetizzazione di polveri, robot semoventi e droni. Ecco, possiamo dire che una volta che l'uomo, il tecnico, così ha avuto a disposizione dei controlli che potevano muovere gli assi in qualche modo, il limite è soltanto la fantasia. Prototipi ce ne sono già, ma arriveremo un domani a costruire le case completamente in maniera automatica. Questo non può funzionare perché i solai in piano così non si possono gettare questo sistema. Però la betoniera che scarica sulla pompa, un sistema sempre ad assi con le sue coordinate che va a stampare in 3D tutta quanta l'abitazione. Dopo che hanno posizionato queste due rotaie da un lato e dall'altro, e questa specie di carroponte. Ci sono altre applicazioni molto interessanti. Ecco, ritorniamo nello specifico. Un controllo numerico in maniera molto, molto semplificata. Diciamo, c'è il tipo industriale e il tipo hobbistico di cui andremo a parlare questa sera. Allora, il tipo industriale ha il controllo ad anello chiuso. Adesso, praticamente l'ordine che io vado a dare al motore, poi vado a verificarlo con una retroazione da un encoder. Quindi questo mi permette di essere sicuro che quello che io ordino di fare alla macchina lo fa. E in questi sistemi movimentano assi molto pesanti, utensili che hanno sforzi elevati, e questa è una caratteristica dei controlli numerici, diciamo, industriali. Poi di solito hanno, per le macchine utensili, il cambio utensile automatico, cioè c'è un magazzino utensili che può avere anche qualche decina di utensili, tutti quanti già con il loro presetting così, e la macchina in base a quello che deve fare, se deve fare il foro, deve fare il filetto, va a prendersi la punta o il maschio da filettare o la fresa. Gli assi controllati partono da tre assi in su, cinque assi, sei assi, più le varie piattaforme, tavole rotanti. Gli hobbisti chiaramente devono accontentarsi di qualcosa di più semplice, perché se no andrebbero a comprarsi una macchina industriale. Diciamo che la differenza maggiore è quella che le macchine che andremo a vedere sono ad anello aperto, utilizzano dei motori passo passo che nella versione base hanno bisogno di 200 impulsi per fare un giro. Quindi io gli dico: fai 100 impulsi, lui si sposta di mezzo giro e collegato a una cinghia o una vite, sono sicuro che si muove di, cioè no, sono sicuro, gli dico di muoversi di 1 mm, 2 mm o quello che è. Combinando i vari assi riesco a fare tutte quante le interpolazioni, i cerchi, le varie figure nello spazio. Poi ritorneremo un po' meglio su questo argomento. L'utensile di solito è un utensile unico, montato sul mandrino, quindi una delle rotture maggiori per queste macchine è che prima devo fare il foro da 5 mm, poi devo fare la fresatura, devo stare lì a cambiare l'utensile, regolare l'altezza, rifare l'azzeramento degli assi, cioè il presetting dell'utensile, così. Generalmente sono a tre assi, molte sono, diciamo, due assi e mezzo, in cui praticamente posso posizionarmi nel piano XY e poi andare giù a sfondare, fare dei fori, ma non riesco a generare delle curve o delle superfici nello spazio. Chi vuole approfondire questi argomenti in internet c'è di tutto, oppure magari ne sapete già più di me. Quindi
questa parte. Allora, come vi ho già detto, la macchina base di riferimento è la fresatrice o il pantografo. Allora, prima di Arduino, ci si arrangiava sempre in qualche modo, no? Allora, io che seguo da qualche anno, che sognavo sempre di farmi la mia macchinetta e guardavo e curiosavo, ho visto che i primi sono stati gli elettronici, perché avevano dimestichezza con il software, con un po' di hardware, e hanno cominciato a smontare le stampanti, quelle di una volta, le stampanti ad aghi, che erano abbastanza massicce, con le guide, prima dell'avvento della plastica, delle stampanti a getto d'inchiostro, oppure i plotter. Quindi utilizzavano le elettroniche delle stampanti e i pezzi delle stampanti per farsi delle macchinette. E il sogno, penso, di tutti gli elettronici è quello di farsi i circuitini stampati. Una volta bisognava riportarlo con la china oppure con il bromografo, mettere l'acido, eccetera. Invece sono proliferati i vari software, Gerber o altri programmi, in cui disegnavano i circuiti stampati e si fresava il rame in eccesso con le varie macchinette. Quindi, siccome la difficoltà maggiore era l'elettronica, i primi che si sono buttati, almeno da quello che è dato sapere, sono stati gli elettronici. Poi i modellisti, gli aeromodellisti, che stanchi di tagliare col seghetto, con quello, la fresa per tagliare la base per farsi gli aerei, hanno cominciato anche loro a farsi le loro macchinette e chi seguiva il sito tipo CNC Italia o altre cose, cioè, simpatico vedere queste macchine fatte in legno con le guide dei cassetti che in qualche modo montavano il CRES oppure le varie fresette comprate al brico e riuscivano a fresarsi con molta soddisfazione i vari pezzi degli aerei, delle navi o chi per esso, no? Poi un altro filone che ha avuto molto successo è stato quello del taglio del polistirolo, sempre qui in macchina sono andato a scovare proprio le macchine, quelle più belle, cioè più belle, più retro, fatte in legno. Questa qua è una macchina taglio a filo, qua si vede l'ala di polistirolo, ci sono due spalle con un filo caldo per tagliare le ali del polistirolo. Queste macchine hanno cominciato ad avere un software abbastanza, diciamo, sofisticato perché, permettevano di fare le ali rastremate. Quindi in realtà sono delle macchine a quattro assi, perché la spalla destra, genera il profilo madre. L'altra spalla genera un altro profilo, opportunamente disassati, riescono a creare queste ali con tutti quanti con i profili che vogliono. Però, siccome l'ala ha una certa lunghezza e la spalla della macchina è più grande, cominciano ad esserci tutte delle problematiche di carattere geometrico, di proiezioni e di sincronizzare i due assi che, una volta risolti, come tutte le cose, sono banali. Ma è stato un so cioè, sono software relativamente complicati e comunque in qualche modo ci si arrangiava. Allora, diciamo che l'avvento dell'elettronica di consumo ha portato a una riduzione drastica dei costi, perché mentre un asse industriale, per quanto poco, un motore brushless, il suo azionamento, un encoder o altre cose, andiamo chiaramente potenze di un certo livello da 1.000 euro, mentre un sistema di un motorino con suo azionamentino, 10 euro il motore NEMA 17, che poi sono quelli lì, 5 euro l'azionamento che è montato lì, quindi con 15 euro abbiamo il controllo di un asse. Ecco. Allora, però c'è sempre un però. La difficoltà sta sempre nel controllare questi assi. Allora, le macchine di prima generazione, così almeno le ho chiamate io, derivate dalle stampanti, quindi connesse alla porta parallela, utilizzavano i pin della porta parallela, che potevano averne 8 a quei tempi, oppure in qualche modo anche di più, e con un opportuno transistor o fotocopiatore utilizzavano il segnale della porta parallela per dare direttamente
il segnale di step all'azionamento del motore. Quindi tutta l'interpolazione, supponiamo se devo fare un cerchio, lo suddivido in, supponiamo 360 gradi, seno e coseno, calcolo tutte quante le coordinate, gli impulsi e il task CN, chiamiamolo così, tutte le operazioni venivano fatte dal computer. Questa schedina qua, parallela, era praticamente la semplificazione della scheda di una stampante. Ok? Quindi qua vediamo la scheda che smista i vari segnali che gli vengono qua, che poi eventualmente c'è un multiplex, ma insomma, vabbè, gli elettronici lo sanno meglio di me, magari. Allora, danno i segnali ai singoli azionamenti. Un azionamento ha bisogno di un segnale di direzione, per dirgli al motore gira a destra o gira a sinistra, che quello è un segnale mantenuto, e un segnale di passo, di step, che ogni volta che gli do questo segnale il motore si gira. Per fare le interpolazioni devo mandare fuori, come ho detto, questi segnali in contemporanea tra due assi, supponiamo X e Y, e devo avere la comunicazione che è sempre sincrona tra il computer, la scheda e i motori. Quindi la velocità devo dirgliela io, cadenzando opportunamente i segnali che mando fuori sulla parallela. Allora, da questa scheda però non erano open source come vedremo poi Arduino, quindi ognuno faceva il suo software che comandava la sua scheda, con i suoi azionamenti e vendeva il suo kit a prezzi comunque abbordabili, ma supponiamo venivano 400-500 euro un pacchettino per controllare una macchina di questo tipo. Lo stesso in ambiente Linux, c'era Linux CNC che prima si chiamava MC2. Beh, questo qua il programma si chiama Mach 3, quello che viene usato tutt'oggi. È un programma, non è open, costa nella versione, c'è una versione demo che gira, poi costa qualche 50-100 euro, insomma, però ha bisogno delle sue schede. Cosa succede? Beh, anche io ho comprato la schedina a 5 assi per fare la macchina, l'ho provata, eccetera. Però i settaggi, a mio avviso, sono molto delicati, dipendono dalla velocità del computer, perché come abbiamo detto il task CN viene fatto dal computer. Se per qualche motivo, come spesso accade, la sincronizzazione del segnale sulla parallela o sulla USB adesso non funziona, la macchina perde il passo e lì uno manda al diavolo chi l'ha progettato, chi ha inventato questo tipo di cose. C'è anche da dire che ci sono molte persone che la usano da anni, ma altre tante persone che non erano soddisfatte. Arriviamo dunque all'argomento beh, ci sono domande, vado troppo veloce, troppo piano? No, a posto. Allora, arriviamo ad Arduino e alla seconda serie di macchine, così. Allora, per me l'incontro con Arduino, diciamo, esageriamo un po', il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Perché se siamo tutti appassionati di elettronica e di programmazione, eccetera, vedere un aggeggino che è grande come un pacchetto di sigarette, se non più piccolo, che riesce a comandare una stampante 3D, a controllare gli assi, il piano riscaldato, l'estrusore e fare tutte quante queste cose qua. Cioè, io che pur venendo dal settore industriale, essendo un progettista di macchine, abituato a vedere controlli numerici, armadi e quant'altro, per me è stata effettivamente una rivelazione. Diciamo, non è che io non conoscessi Arduino, perché, però l'avevo sempre visto, i demo con la solita shield, il LED, fa lampeggiare il LED sul pin numero 13, fa vedere quelle cose lì, tutto sommato penso che con PLC o con altre cose si possa fare di meglio, con meno fatica e così.
Allora, una volta visto, cioè Arduino, ho deciso di capire, anche perché proprio in quel momento avevo un controllo numerico che aveva costato a suo tempo 1.800.000 lire, con i motori passo passo, comprato in internet dai vari siti, eccetera, che fatalità, l'ho bruciato. Allora, forse è stato, non so, una premonizione divina, perché è stato il motivo per cui avevo la macchina ferma, ho detto, beh, adesso lo spendo, vediamo cosa si può fare. Allora, Arduino, abbiamo detto, può far accendere il LED, può fare tante, tante cosine, però, diciamo, ci sono due shield, due tipi di Arduino che vediamo, no? Che vedremo. C'è l'Arduino 1, che è stato il primo più o meno ad uscire, con una scheda Shield e un software, cioè un firmware GBRL, che ha portato tutta una filosofia e tutta una serie di macchine. Io sono entrato in questo, diciamo, gioco successivamente, quindi sono partito direttamente da Arduino Mega con la RAMS 1.4. Però i discorsi che faremo per questa configurazione valgono pari pari anche per l'altra e vedremo. Ecco, fine questa prima parte. Allora, vediamo come apre. Allora, qua va bene, ripreso. Allora, Arduino, oltre che far lampeggiare i LED, ha la possibilità di comandare tramite i suoi pin, comandare un azionamento per motore passo 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 e comandare motore passo passo. Quindi nulla vieta di prendere un Arduino nudo e crudo, farsi tutte quante la circuiteria sulle schede prototipo e comandare quanti assi, cioè quanti assi, comandare gli assi. Chiaramente tutti i circuiti diventano un po' complicati, anche labili, perché chi gioca con Arduino, che ha tutti quanti sti filetti, adesso va, dopo non va, è così. C'è stato, per fortuna, chi ha deciso di integrare tutta quanta la circuiteria necessaria per comandare una macchina a controllo numerico su una scheda già bella, circuito stampato, doppia faccia, un minimo di componentistica, di resistenze, di azionamenti per comandare le macchine. E questo è Arduino 1, questa è la scheda CN Shield che funziona con GBRL, questo è Arduino Mega, la scheda che si chiama RAMS 1.4, versione 1, adesso c'è anche la versione 2, e il tutto si può comprare, come vedremo dopo, come kit. Il kit comprende appunto la scheda e su questi slot qui vanno montati direttamente gli azionamenti dei motori passo passo. Allora, la scheda e tutto quanto le istruzioni, come settarla, come farla, le funzionalità, si trovano su questo sito. Ecco. Allora, beh, come vi ho accennato sopra, la scheda fa da interfaccia tra i pin di Arduino e le utenze che abbiamo la necessità. Questa qua è nata per le stampanti. Quindi avremo il motore X, Y e Z, l'estrusore principale, secondo estrusore, i fine corsa degli assi, i sensori esterni di temperatura, le termocoppie, l'uscita per le resistenze del piatto scaldante, dell'estrusore, eventualmente della ventoletta di raffreddamento, oltre a una serie di contatti ausiliari con i quali possiamo comandare dei relay, delle elettrovalvole o altre utenze come vogliamo. Quindi, partendo dal presupposto che una stampante 3D è un controllo numerico abbastanza sofisticato, anzi direi sofisticato, con la stessa scheda si può comandare, nulla vieta di comandare altri tipi di macchine. Allora, Arduino, oltre ad averlo connesso con il mondo esterno, con i suoi pin, con quella scheda lì,
Può fare tutto, ma bisogna dirgli cosa fare nelle dovute maniere. Questo si fa caricando su Arduino il firmware, che gli permette di interpretare e di eseguire le indicazioni che noi gli diamo. Allora, le indicazioni solitamente per le macchine a controllo numerico, anche per le stampanti e così, sono fatte in codice ISO, linguaggio G-Code, come viene chiamato. È un linguaggio che per il momento questa sera non era mia intenzione affrontare, oppure verso la fine se vi mostro il demo come funziona. Praticamente io carico alla fine un file su Arduino, proprio sulla sua memoria, lui legge questo file, lo interpreta, se vede che è scritto G1 vuol dire che deve fare un movimento lineare a una certa coordinata XY, se è G2 un arco in senso orario, G3 un arco in senso antiorario, poi ci sono delle funzioni M42 nello specifico che può accendere il relay, cioè il mandrino, o accendere il laser o aprire la siringa della colla, e quindi questo è un file che io vado a caricare. Per capire come interpretarlo, a che velocità andare, come gestire le varie così, ho bisogno del firmware, e lì ne hanno scritti, ce ne sono molti. Uno abbastanza completo, sempre principalmente sviluppato per le stampanti 3D, è Merlin. Quindi vi ho già anticipato cosa fa il firmware. Il settaggio dei motori, perché chiaramente nel linguaggio ISO io gli dico vai alla quota 10 mm, lui automaticamente deve sapere che un passo del motore corrisponde a un decimo di millimetro, quindi si fa tutti quanti i calcoli al volo così. Quindi siamo passati da un controllo numerico virtuale che era fatto dal computer che faceva tutte le operazioni e le buttava fuori sulla scheda parallela, a una macchinetta, a un controllo numerico vero e proprio che può funzionare anche da solo. Perché se noi dotiamo Arduino di una scheda di memoria che può leggere l'SD, un piccolo display LCD e un pulsantino start-stop oppure un touchscreen, io posso sconnetterlo dal computer e usarlo come una macchina utensile, oppure collegarlo il tempo necessario per caricargli il programma di lavoro. Allora, per la cronaca, Arduino sotto ha tutta quanta un'organizzazione, tutto un business sotto che si può trovare su arduino.cc o arduino.org. Erano dei ricercatori dell'Università di Torino che poi qualche anno fa hanno anche litigato, sembra che adesso abbiano fatto pace, quindi hanno riunificato il sistema di sviluppo. Il sistema di sviluppo si chiama IDE, cioè l'interfaccia, si scarica, c'è la versione per Linux, per Windows, eccetera. Io l'ho provato. Avete visto qualche sera che ho portato anche a Raspberry, l'ho caricato anche su Raspberry, anche questa macchinetta, anche se stasera no, l'ho portato, si può comandare anche da Raspberry sotto Linux. Ecco. Niente, questo più o meno ve l'ho detto. Ecco. Allora, il programma CAD-CAM, che genera i percorsi e rimane sempre in capo al PC. Per quel che riguarda le stampanti 3D, è un programma di slice, cioè prendo un oggetto che ho disegnato e trasformato in STL, lo affetto, per ognuna di queste fette genero il codice ISO. Oppure nelle macchine più semplici, il laser o quelle che vedremo, praticamente è solo una fetta di questo slice, cioè invece di ripetere vari programmi con varie forme, eseguo il programma soltanto in maniera bidimensionale, ma voglio dire in Z soltanto uno step, una fetta di questa cosa. Quindi, come generare i programmi ISO per le stampanti 3D? Il programma Slice è all'interno dello stesso programma che trasferisce il codice ISO al coso.
Questo qua è un programma che si chiama Repetier Host. E vi dicevo che la stessa cosa può essere fatta aggiungendo il display col lettore di SD e avendo alcuni pulsantini qua, oppure no, è sull'altro. No, dopo vi mostrerò l'altro programma che è PrintRun, oppure ce l'ho sul mio computer. Ci sono anche altri programmi, Octopus o altri software per fare questa cosa. Quindi, riassumendo, per fare un controllo numerico abbiamo bisogno di Arduino, la scheda RAMS, la meccanica con i motori passo passo, un utensile finale e dei programmi per connettersi, Repetier Host o PrintRun, e poi anche per gestire la macchina. Il firmware. Volevo, ho messo qui non tanto per fare pubblicità a Banggood, perché tanto non ne ha bisogno, perché riempie di banner, penso, tutti quanti, oppure su AliExpress o su così, ma solo per darvi un'idea di che cifre stiamo parlando. Un Arduino Mega con la sua scheda RAMS e 5 azionamenti passo passo, lo portiamo a casa a questa folle cifra qui e riusciamo a far andare questa macchina. Avanziamo anche pezzi, perché io utilizzo solo 3 assi e qua abbiamo anche due di scorta. Se vogliamo andare oltre, aggiungere anche, qua non ci sono i fine corsa, ma costano qualche euro in più, andiamo a 34 euro. Se ci accontentiamo di Arduino 1 con la sua shield e questa ha solo 4 assi invece che 5, vediamo che con 12 euro portiamo a casa tutte le elettroniche necessarie per comandare una macchina che chi mai ha visto o ha avuto modo di comprare un controllo numerico, che sono cose diverse. Sì, i motori, vediamo l'analisi dopo. E i motori in ogni caso ci vogliono, sia per le macchine della prima generazione, seconda generazione o quello che vogliamo. E, diciamo, quello che limitava era più la parte elettronica che la parte meccanica, perché la parte meccanica in qualche modo si scopre che chi fa il lobbista è a caso o all'amico tornitore o al lavoro fa qualcosa, quindi tutte quante le macchine che si vedono nei vari siti e sono di derivazione. Se uno inditta il taglio laser, vedi che ha tutte quante le macchine con le spalle tagliate col laser. Se uno fa automazione, ha tutti i pezzi di alluminio della Bosch così. Se uno invece ha il tornio, ha tutte le guide tornite con le bussole, oppure i pattini del circo di sfera. Diciamo che la meccanica in qualche modo uno si arrangia e la fa in funzione di quello che ha a disposizione o di quello che vuole fare, insomma. Andiamo all'altra parte. Qua ripeto le stesse cose, allora saltiamo. La meccanica, lo abbiamo detto, ci vuole i motori passo passo e un sistema per trasmettere il moto con una cinghia o una vite e guide lineari di vario tipo. Fine corsa per gli assi, che diciamo ma inizialmente non sono strettamente necessarie, perché possiamo dare dei fine corsa software. Una volta che la macchina la posizioniamo meccanicamente sullo zero e gli diciamo guarda che il massimo è 400 mm e già il software di Arduino nel firmware andiamo a scrivergli quelli che sono i limiti fisici della macchina e siamo quasi sicuri che lui non andrà mai a sbattere. Poi di solito le macchine hobbistiche sono tutte macchinette piccole che anche se vanno a sbattere a fine corsa non fanno assi, mentre una macchina a controllo numerico industriale quando va a sbattere con gli assi bisogna mettersi le mani sui capelli. Ecco, allora, oltre alla meccanica per muovere gli assi ci vogliono degli attuatori e nella fattispecie dei relè di potenza per comandare la rotazione del mandrino, la valvola che si apre, il laser o qualcosa. Perché uno dei limiti di Arduino è che è alimentato e ha tutti quanti i segnali a 5 volt. Quindi con 5 volt, quando cominciamo a muoverci o a voler comandare qualcosa, facciamo poca strada.
Allora, potete vedere poi anche su quella macchinetta qui, ci sono i relettini di potenza in cui li alimento a 5 volt e in uscita dall'altra parte ho il contatto da 10 ampere, oppure ci sono anche dei relè statici, oppure ci sono degli azionamentini tipo inverter che io vado a pilotare in 0,5 volt e riesco a controllare la velocità o la potenza di quello che è il mio utensile finale. Allora, qua vediamo un motore, beh, qua le dimensioni magari boh, è difficile, comunque sono le guide che ho montato lì. Questo è il motore che è la taglia più diffusa nelle stampanti 3D e nella taglia NEMA 17, ha l'alberino da 5 mm ed è più o meno 40x40 mm. Hanno comunque una bella coppia e si riesce ad avere una buona risoluzione perché io vi ho detto che ci sono 200 impulsi a giro, che è la risoluzione, diciamo, elettromeccanica del motore, però si possono alimentare a mezzo passo, un quarto di passo, un sedicesimo, anche un 32esimo, anche di più, e quindi riesco ad avere abbastanza precisione. Poi ci sono anche dei motori che hanno il riduttore bicicloidale incorporato. Oppure si possono creare delle riduzioni con le cinghie. Però questo appunto c'è il motore, c'è la sua cinghietta col suo rinvio, un ramo della cinghia è bloccato sul carrellino e quindi, come poi vedrete qua, il carrellino si muove avanti e indietro. Questa qua è la base di un'altra macchina. Allora, beh, qua c'è una guida che è un po', diciamo, più di utilizzo industriale che hobbistico. Ci sono due tondini di acciaio, qua ci sono tre rotelline, due rotelline toccano sotto, la terza rotellina viene registrata, tocca sopra ed è un pattino a rotelle abbastanza diffuso in meccanica. Questa invece è una soluzione hobbistica comprata proprio su Banggood. Questi sono dei tondi di acciaio rettificato da 8, supportini in alluminio, qua ci sono dei manicotti a ricircolo di sfere con il suo supporto. Sempre il motorino montato a sbalzo e la cinghia che porta avanti indietro. Questo comunemente è la base può essere una base di una stampante o la tavola di una macchina, mentre questo può essere un asse che porta l'utensile. Combinando in maniera opportuna i vari assi in croce, in parallelo, sopra, sotto, così si riescono a costruire quasi tutte le macchine che uno ha in mente. Ecco il mio parco macchine. Ecco, allora, che vedremo dopo, è una stampante 3D convertita a Nutella, un taglio a filo, un altro taglio a filo più grande, l'incisione e taglio laser, messo taglio tra parentesi, e non ho la fresa. Perché non mi sono fatto la fresa? Perché ce l'avevo già. Siccome farsi la fresa sono capaci tutti, e in più avevo provato con i motori passo passo, ma quando noi abbiamo un utensile che taglia legno, che taglia qualsiasi cosa, se la macchina è fatta per tagliare 2 mm, noi vogliamo tagliarne 5, se l'avanzamento è tot, allora avendo il controllo in anello aperto, cosa succede? Che la macchina si pianta, perde il passo e ci si arrabbia. Quindi la mia esperienza con le frese con i motori passo passo è stata negativa. Allora, fortunatamente, questa è la mia fresa che è 600x600 mm, ho un mandrino da più o meno 1 kW, questi sono i motori corrente continua con i suoi encoder e guide recuperate un po' qua e là, l'inverter che comanda il mandrino e qua nascosto c'è il controllo industriale. Questo per dire perché stasera non parleremo di frese e mi sono dedicato, ho provato a sperimentare in altri settori. Ecco, allora siamo arrivati. Ecco, allora questa è una delle prime macchine che ho fatto perché mi era rimasto il tarlo dell'hobbista, anche se sono più gli aerei che ho rotto che quelli che hanno volato, ma insomma. E poi quando Andrea era piccolo, quindi sono passati un po' di anni, avevo fatto sia degli aerei grandi ma anche degli aerei piccoli fatti in polistirolo tagliati col filo caldo.
Allora ho attaccato il filo caldo e in qualche modo si taglia. Quindi mi era rimasto questa... poi, dovendo usare la fresa per altre cose, non potevo montare il filo caldo, volevo farmi una macchinetta che tagliasse solo il polistirolo a filo caldo. Allora, cosa ho costruito? Non inventato, perché le macchine a filo caldo ce ne sono di tutti quanti i tipi, abbiamo visto quelle hobbistiche, ci sono anche quelle industriali, così. Ho fatto questo tipo di questa macchinetta in cui abbiamo la slitta che si muove per l'asse X. L'asse Y, perché noi dobbiamo immaginare la macchina che lavora in verticale, quindi proiettata sul muro, la sagoma che vado a disegnare. Quindi l'asse Y per me è questo. Visto che la distanza tra i due assi, tra i due supporti, può essere variabile, questa qua è già una soluzione che si chiama gantry, portale, in cui la sincronizzazione tra i due motori è fatta elettronicamente. Chi ha dimestichezza con le macchine utensili, quelle tradizionali, sa che è già una cosa un po' sofisticata, perché le macchine di una volta avevano l'albero di trasmissione tra una spalla e l'altra, e mentre qua si arrangia tutto quanto Arduino, basta dirgli nella configurazione: hai tre motori, però guarda che questo motore e questo motore lavorano in parallelo, e lui si arrangia e li comanda tutti e due assieme. Che questa è una bella soddisfazione, che non è una cosa proprio così banale. Quindi abbiamo X, Y doppio, sdoppiato, in più abbiamo la sofisticazione di una tavola rotante, che è questa qua. Il tutto comandato dalla solita schedina di Arduino. Qua abbiamo i particolari del taglio a filo caldo, cioè cos'è il filo caldo? Casomai vediamo. È un filo di nickel cromo alimentato da un alimentatore variabile. Facciamo passare come ordine di grandezza circa 3 ampere. Questo qua diventa più o meno incandescente e riesce a tagliare il polistirolo più o meno come il burro. Da una parte, allora, ho fatto questa rotellina di rame, il filo è attaccato qua, anche se non si vede molto, e c'è il cavetto che gli porta la corrente. Dall'altra parte arriva il filo sempre rinviato e c'è questa molla qua che compensa la dilatazione lineare del filo quando si scalda, e quando si scalda aumenta di qualche millimetro. E quindi devo sempre tenerlo con una certa tensione per riuscire ad avere un taglio relativamente buono. Il tutto è isolato con una barretta di bacchelite, perché sennò andrei a scaricare a massa, quindi il filo deve essere isolato. La tavola rotante allora è montata sul carrellino, c'è questa piastra, questo c'è il motore, e per non attaccarla direttamente sul motore c'è una puleggetta con dei cuscinetti ed è rinviato. Qua ho il doppio vantaggio: primo, di supportare la tavola rotante, che come ha sempre un certo sforzo e deve avere un minimo di rigidità. Inoltre aumento la risoluzione, perché quando andiamo a lavorare sul circolare, avere una risoluzione anche di mezzo grado, se comincio ad avere diametri molto grandi, in termini di millimetri di spostamento, non è una buona risoluzione. In macchine industriali, cioè il gioco o la risoluzione che c'è è di arco di primo, quindi stiamo parlando un primo e un sessantesimo di grado, e ancora sotto quella risoluzione. Qua riesco ad avere una risoluzione di circa un ventesimo, mi sembra, di grado. Comunque, dato l'utensile, il materiale povero che si lavora, sì, è più che sufficiente. Mi interessava anche capire un po' la gestione, e poi la parte divertente, beh, secondo me, è costruire la macchina. Poi, quando è fatta la macchina, anche sì, capire adesso questa macchina cosa faccio. Allora uno prova a fare queste cose qua, allora uno dice: ok, per fare questa, che software? Allora devo girare questo, in contemporanea far girare l'altro. Insomma, uno si diverte con poco, insomma, fa quello. Ognuno fa quello. Allora, questa l'ho finita ieri sera per l'occasione, perché non volevo venire qua e mi mancavano alcuni pezzi che mi ha disegnato qua
l'aiutante, dopo molto restio, perché lui ha in mente il lavoro e amorosa, giustamente, quindi comprensibile, ma non così. Ecco, allora, fatto questa macchina qua, che poi vi mostro dei filmatini e i pezzi che ho fatto, sono qua. Siccome ho mezza idee creative, allora la macchina era piccolina e una volta imparata la lezione bisogna espandersi, mi è rimasta sempre la voglia di fare le famose ali. Allora ho approntato una macchina più grande, perché questa macchina qua, il formato delle lastre è 1200x600 o 500x1000, quella di polistirolo. Quindi ho fatto una macchina che ha 1200 utile per di qua, 1200 nell'altro senso e 600 di altezza, in modo che riesco a prendere una lastra di polistirene e posso lavorarla in tutte le direzioni. Se la metto di taglio, riesco a fare le operazioni, diciamo, tipo sullo spessore, quindi presepio qua l'ancora così. Se invece le metto sdraiate, riesco a fare le cornici e le velette che sto facendo per l'illuminazione LED e poi vanno un attimino dipinte. Ecco, allora fare questo tipo di macchina, allora, l'elettronica a questo punto non era un problema perché c'è sempre il solito Arduino. Il problema comincia ad essere la potenza o la forza, diciamo, che ho a disposizione per muovere questi assi, perché quei azionamentini lì da 2 ampere non sono sufficienti, sono alimentati a 12 volt, la stessa alimentazione qui. Allora, questa macchina ha la particolarità in cui i due assi, quelli più che lavorano meno, i due assi verticali, vengono alimentati dagli azionamenti che sono messi a bordo della scheda di Arduino. Gli altri due assi invece sono comandati da due azionamenti esterni da 4 A alimentati a 24 volt, quindi ho più ampere e più tensione, quindi una potenza e una coppia maggiore. Quindi 12 volt gli azionamenti, i due fili che vanno fuori, e da qua prendo, allora ho tolto l'azionamento di standard, diciamo, di Arduino, mi sono preso i segnali di step e direzione. Li ho portati su questo azionamento qua, che quelli che compravo per vie industriali costano 100-120 euro l'uno, questi qua 8,50 euro, quindi ne ho comprati 5, subito ne compriamo 5 e faremo qualcosa, no? Chiaramente bisogna abbinare un motore più grosso. Allora, questo è il NEMA 17, questo è un NEMA 23. Non è che sia tanto più grosso, però siccome tutto ora col quadrato delle dimensioni comincia ad avere dimensioni 50x50, l'albero da 6,5, una coppia maggiore, e ho voluto sperimentare la trasmissione con la cinghia cosiddetta ad omega. Mentre nell'altra macchina c'è il motore fisso e la cinghia che gira, che muove questo qua. Questo qua è più o meno come gli apri-cancello, c'è il motore e c'è invece della cremaliera che ha dei laschi, dei giochi, c'è la cinghia che viene rinviata sulla puleggia, quindi la cinghia è fissa e questa qua è tesa alle estremità, fa questo giro qua, il motore gira e in questo caso il motore si sposta assieme al carro. Quindi il gruppo della macchina c'è. La guida è sempre lineare, il carro col motore dell'asse X che si muove, il motore fisso dell'asse Y rinviato con le cinghiette che tira su e giù. Ecco, con questa macchina qua allora la fantasia si espande. Questa aveva una scritta per un compleanno, anche verniciata. Questa è l'iniziale qua di mio figlio, la base della torta. Ed altre cose. Ok. Posto? Chiaro? Allora, aspetta un attimo, vediamo se chiudendo qua. Allora, ho saltato una macchina. Allora,
Allora, beh, vi ho già detto perché non ho fatto la stampante, quindi c'è pure la fresatrice. Allora, sono partito, questo qua, scusate, l'avevo perso per strada, dovevo dirlo prima, ma tanto non sposta più di tanto. L'idea, quando avevo visto l'Arduino, era stata quella di farmi la stampante, però siccome uno dei motti miei, ma di molti, ho scoperto, è spendere il doppio ma arrangiarsi, era troppo facile comprare una stampante già fatta, anche perché le stampantine che c'erano, che funzionavano, mentre la mia non funziona, erano tutte quante piccoline, col piatto 200x200, fatte con la Prusa, la Mendel, non so se qualcuno le ha viste, erano fatte con quattro barrette filettate, tutte quante così, fatte da, tra virgolette, elettronici, e io che sono un meccanico ho detto no, non posso, sicuramente riuscirò a fare di meglio, e invece non è stato così. Allora sono partito a progettarmi, perché chiaramente prima bisogna fare il disegno, ci hanno insegnato, una bella stampante con un'area da 400x300, doppio estrusore e fate così. Allora io la stampante l'ho anche costruita, perché chiaramente è così, poi mi sono imbattuto in una serie di difficoltà, prima ho perso la pazienza e secondo poi magari non avevo niente da fare. E comunque usare una stampante 3D è abbastanza difficile, specie all'inizio, perché c'era l'estrusore che si intasava, la qualità dei fili, vedo che se lo lasci lì che si secca, si rompeva, il traino nell'ingranaggino che non, allora il pezzo veniva fuori o troppo scarso, oppure con la bavetta, quando ti fermavi e ripartivi succedevano casini. I programmi di slice, se uno non lo usa tutti i giorni, non è proprio facile. Quindi mi veniva più semplice, se avevo bisogno di un pezzo, ordinarlo da chi fa di mestiere. E allora ho fatto come la volpe e l'uva, ho detto non riesco ad arrivare, ma vabbè, vuol dire che non è il momento e la riprenderò in un altro modo. Però comunque qualcosa ho fatto, questo è il piano di stampa riscaldato, questa è la macchina, l'estrusore, qualche pezzo. L'ho fatto, però l'ho utilizzata. Allora ho smontato l'estrusore. Ho montato una siringa di dosaggio della colla, quelle che si usano per i circuiti stampati per mettere la pasta solder per fare gli incollaggi, quelle cose lì. Compressore, e l'ho convertita a fare le tartine con la Nutella o il cioccolato, oppure ho messo del silicone, qua ci sono dei pezzi fatti in quel modo lì, questa qua doveva essere la ruota della macchinetta radiocomandata, quindi è fatta con quella macchinetta lì, quella foto lì, fatto tutto quanto è passata, è un pneumatico così. Quindi da stampante 3D ho detto beh, non solo plastica, proviamo a fare altre cose. Ecco, allora mi fermerei un attimino e vi mostro alcuni filmati di questa parte qua, poi passiamo se no vado troppo veloce, vi mostro l'ultimo in laser. Allora mi ha detto qua Alt Tab. Ok, allora, beh, vabbè, cominciamo quello che doveva essere. Per farlo partire basta cliccare due prendete subito, fai a tentarlo, vediamo se volte. parto dietro. Così è già Ah, già aperto. aperto. Clicca sul nero. O clicca sul nero perché è attentato. Niente di che. Stessi comandi ISO, cioè questa è come fosse una fresatrice, solo invece di fresare butta giù la Nutella. Ok? Vediamo questo.
eccolo là. Questa è una delle prime prove rifatta con la macchinetta che taglia il filo. E qua in fondo vedete il porta penne con San Benedetto, protettore dell'Europa e degli ingegneri. Quindi... sempre bene, perché sennò... allora questa qua c'è la lavorazione in contemporanea, quindi sono tre assi interpolati, applicati al polistirolo, però sempre un controllo numerico a tre assi. Okay. Vediamo la scritta... vediamo qua una scritta grande. Allora, questa qua è una lastra da un metro, veloce, taglia, questa è la velocità sua della macchina, non è accelerata né niente. Questa qua è la... forse... questo qua è il programma, questo è il generatore con la... questi sono i fili di taglia. E, va bene, questa è la renna, questa no, è un pasto. Questa è un tentativo che allora questo qua bisogna un attimino perfezionarlo sia come software che come meccanica. Praticamente invece di avere una fresa che gira, sarebbe una cavatrice, si chiama una scavatrice, e riesce a tagliare sul polistirolo a fare qualcosa, solo che adesso l'ho smontata e sto cercando di fare questo l'utensile tangente, perché se io vado a scavare sempre in una direzione, cioè sarebbe meglio che l'utensile fosse tangente e riuscisse a fare qualcosa di meglio, quindi questo prossimamente così. Dei pezzi, aspetta come si fa ad andare su qua, collegato per l'attenzione, la nostra esempio macchina, vediamo un po' polistirolo, due, vediamo questi, vabbè, questi sono gli scacchi. Non si può andare avanti. No, come si può far andare avanti qua? Si può. Quello qua, scusate. Vabbè, adesso... no, queste sono le foto che abbiamo già visto. No, allora vediamo gli altri pezzi. Ecco, forse questa è una panoramica un po' più... questa è la bici, che fa una cena di biciclisti, l'ho fatto... ecco, qua c'è un trucco, ma cioè uno dei difetti del polistirolo e del tagliafilo è che io devo sempre entrare in qualche maniera e quindi non riuscirei a fare questo pezzo qua. Qua c'è un'applicazione in fase di studio in cui c'è un pistoncino che infila il filo, però è semi-manuale, quindi è in fase di perfezionamento per riuscire a scavare la ruota senza fare il taglio ed entrare, che è quello che anche sulle macchine elettrorosione a filo applicano per fare questo sistema. Il concetto è quello lì, solo che questo vabbè è un pinetto con la sua base, che poi una volta decorato... ecco, perché il polistirolo? Anche perché il polistirolo? Intanto il polistirolo costa poco, si trova dappertutto, quando lo tagli rispetto al legno non fa trucciolo, non fa rumore, quindi ti puoi mettere giù in cantina senza rompere le scatole, è riciclabile perché tutti i truccioli li porti in discarica, piace alle donne perché basta che gli scrivi il nome così, quindi la moglie... se resto giù in cantina a giocare col polistirolo gli faccio i pezzettini per i bambini, per la scuola, per Natale, mi lascio giocare in pace. E smette di chiedere, ma a che serve? A che serve, sì, a che serve? Ecco, questa è un'ala, è il prototipo di un'ala di un aliante che stanno costruendo. Allora,
Qua vedete più o meno sono un 50 cm della parte finale di un'ala che stanno studiando. Ecco, questa è la versione della cavatrice, diciamo qualcosa si comincia a intravedere. Questo è il pesce di aprile, e questo è, poi vabbè, mi sono scatenato. Ecco, questa è la macchinetta piccola che abbiamo visto con la tavola rotante, che con un supportino infilo dentro le lastrine e riesco a fare però cose da 40 cm, poi l'ho anche aumentata. Poi sono passato alla macchina, quella più grande. Ecco, queste sono le cornici che ho messo io da qualche parte a casa. E questa è la produzione di cornici, queste sono quello che si diceva prima, i nomi, poi cake design, e qua poi gli scacchi, vari pezzi, le ancore, presepio, non poteva mancare. Ecco, questo è già un progettino più simpatico, perché tagliando in due dimensioni, sfilando il pezzo, si riescono a ottenere questi oggettini. Un angioletto non poteva mancare nei lavoretti di Natale, compleanno della figlia, stelle di Natale. Questo è un portatelefono che ne ho studiati di un paio di tipi. Questo è il taglio come viene fatto, e questo cosa in salotto con l'illuminazione dietro. Questo siamo a posto. Vabbè, pezzi dietro. Non so se c'è qualche altro filmato. Fine. La Nutella l'avevo già mostrata. Questa, dopo aver fatto le prove, queste le abbiamo mangiate, ho fatto messo tartine a Natale, a festa, le ho fatte con altre decorazioni. Già che siamo qua, vi mostro prima questa qua. Allora, questo è l'ultimo, diciamo, giocattolino. Anche questa è la velocità che va lui, senza accelerazione. Allora, adesso parliamo di questo oggettino qui. Siamo arrivati. Questo l'avevo messo nella presentazione che mi è stata censurata, ma era uno dei miei motti, insomma. Arriviamo all'ultima macchina della serata. Io avevo già fatto questo plotter, così da tenere sulla scrivania per vedere, configurare il firmware, mettere a punto alcune cose, però non aveva un granché significato, e quindi gli ho dato il significato acquistando dopo varie indecisioni, perché avendo già tanti giocattoli mancava solo il laser e ho dovuto aspettare un po' di mesi, insomma ho comprato anche questo. Diciamo, io l'avevo comprato, cioè l'ho messo a punto perché ho ancora qualche problemino. Ho acquistato anche, vi avevo accennato all'inizio, che tutta una serie di software, firmware e programmi vari funzionano solo sotto, cioè con Arduino 1 e questo tipo di scheda, questa Shield, che è quella che abbiamo visto che costa meno. E siccome sono proprio, se guardate anche sui siti di supporto, sono proprio due mondi abbastanza paralleli, c'è un certo tipo di programma che mi interessa di studiare e usare, quindi l'avevo preso con questa ottica. Poi ho rimontato per l'occasione la solita scheda, la RAMS, perché sono più pratico e più dimestichezza con questo. Allora, ho acquistato il laser. Il laser, per non prendere una fregatura, intanto ne ho preso uno da 3 watt e mezzo, perché
che costa sugli 80 euro per capire se funziona con la macchina, e l'idea è quella poi di mettere un laser un attimino più potente. Anche qui fa tutto quanto Arduino, si comanda come le altre macchine, in linguaggio ISO, e uno si fa il suo DXF, se lo converte in ISO e fa quello che vuole. Diciamo che con queste potenze riesce a incidere il legno, come potete vedere qua, taglia il cartone, taglia la stoffa. Io sono anche riuscito a tagliare fuori per fuori il compensato, però ci vogliono 4-5 passate, quindi lì è questione di potenza e di avere un laser un po' più potente. Ecco, questo è quello che ho fatto. Per quel che riguarda la presentazione vera e propria, avrei finito. Ho provato, non lo taglia questo qua, no. Infatti mi sarebbe piaciuto, non so, che questo qua è un laser che è 450 nanometri. Ecco, no, va bene, comunque a una certa frequenza, come colore è blu, adesso vediamo il filmatino del taglio, però ho provato, cioè lo sapevo già, ma ho provato per scrupolo, proprio lo passa fuori per fuori, per assurdo anche il cartoncino bianco non lo taglia, lo giri sotto, che è magari marroncino, poroso, lo taglia, è proprio, adesso non sono esperto, non so dirti esattamente... Sì, allora ci sono dei materiali, allora lì è una questione di potenza e anche di superficie, perché c'è una ditta di Treviso, la CL, che poi c'è la DCL, che è quella che vende materiali, vende i materiali laserabili, che allora ci sono anche, non so, delle etichette, delle placchettine, delle cose, che hanno un trattamento superficiale o un'ossidazione o un qualcosa, che il laser riesce ad inciderle. Infatti, piacerebbe avere il laser per tagliare plexi, però penso che bisogna andare sul laser a CO2 di potenze maggiore, non so se c'è qualcuno più esperto. Ecco, e qua sono riuscito a... sì, abbiamo fatto delle prove, i materiali plastici li taglia, il cartone lo passa fuori per fuori. Polistirolo sì, lo taglia, beh, comunque questi sono, dopo vedete... li ho fatti, insomma, incide un mezzo millimetro, un millimetro di dopo, sono qua a disposizione. Sì, ecco, allora volevo vedere il video del laser. Video. Sempre alto tab, eccolo qua. Ecco, questo è che stavo tentando di scavarci intorno. Questo a occhio nudo, cioè a occhio nudo con gli occhiali eccetera, non si vede, è la telecamera del cellulare che cattura anche tutti questi aloni, queste cose qua, non so se c'è. Immagine Arduino. Possiamo vedere volevo mostrarvi un programma ISO, però non è qua. Un G-code Linux. Ma tanto non vale l'altro. Apri con editor di testo. Eccolo qua. Un codice ISO, per chi non l'avesse mai visto. Beh, questo è generato da un programma che ho scritto io. È una macro di AutoCAD. Praticamente all'interno di AutoCAD seleziona la polilinea e me lo esporta direttamente senza fare il DXF. Funziona più. Allora, dove ci sono i punti e virgola sono tutti quanti dei commenti che Arduino gli ignora.
Questo qua c'è rimasto un G0 Z5, alzo l'utensile e inizio la lavorazione. In realtà con l'ASE non serve perché il terzo asse c'è ma è disattivato, cioè non c'è il motore. Mi posiziono in rapido sull'inizio della lavorazione e accendo M400, significa attendo che gli assi siano fermi, perché siccome il controllo numerico lui esegue una linea e dopo va già a leggere l'istruzione successiva, se io non gli mettessi questo, dipende poi anche come è settato, se gli dico conto move, cioè movimento continuo, oppure movimento a passo, comunque vabbè, è un dettaglio. Se non mettessi questo, lui magari accende il laser finché si sta ancora muovendo, quindi M400 vuol dire aspetta che gli assi siano fermi. M42 per Arduino gli comanda le uscite, allora comanda il pin, chiamiamolo così, o la porta 57. Siccome in realtà Arduino non ha dei comandi veri e propri on off, ma tutti quanti dei comandi, chiamiamoli PWM, io posso dargli un livello di segnale che va da 0 a 255. 255 sarebbe piena potenza massima i 5 volt. Allora, se io lo voglio usare in maniera on off, dico il pin, la porta 57, dagli massima potenza a 255, quindi apro il silicone. Vabbè, in questo caso accendo il laser, no? G4 P200 e G4 è un comando di attesa, il tempo P in 1000 secondi, quindi aspetto 0,2 secondi prima di partire per dare il tempo al laser di entrare a piena potenza. Inizio la lavorazione, inizio qua con dei cerchi, in senso, cioè no, G1 è un movimento lineare, anche qua c'è Z-3 che lui lo ignora, F600 e la velocità. Poi faccio un cerchio, un arco di cerchio, e Arduino, come anche tanti altri controlli numerici, prende le coordinate del centro I e J in modo relativo al punto in cui si trova. E anche qua bisogna stare attenti, perché alcuni post-processori, generatori di codice ISO, non ti permettono di selezionare questa cosa qua. Allora uno magari diventa matto e la macchina non gli funziona, perché non so se il 50% dei controlli numerici hanno I e J in maniera, cioè coordinate assolute relative allo zero macchina. Quindi anche questo è un parametro, bisogna stare attenti. E niente, chiudo la valvola e poi successivamente per tutti i vari tratti apro e chiudo e faccio la lavorazione. Quindi se fosse una fresa potresti anche implementare G41, G42? Sì, ce l'ha. Io adesso non so se è il caso. Ma tu l'hai scritto tutto a mano? No, in automatico. Cioè ho fatto una macro che da AutoCAD mi genera la cosa, e se no ci sono anche programmi free. Il logo del LUG? Allora, il logo del LUG... Dove l'hai disegnato? Sì, disegnato? Sì, perché... Allora, sì e no. Nel senso, io ho trovato il JPEG e col programma di conversione te lo fa in DXF, ma te lo fa tutto quanto in polilinee spezzate di un millimetro, così che mi viene nervoso. Allora io l'ho importato sul programma CAD e l'ho trasformato in tutti quanti in archi, quindi è sono relativamente poche istruzioni. Se io l'avessi, a parte che l'ASE e Arduino non gli interessa niente, è soltanto un discorso mio che ho voluto ridisegnarlo in modo da avere il file più pulito. E la parte della modellazione di scarti, ad esempio, per la parte rotativa? La parte rotativa ho fatto ho fatto una faccia, poi ho fatto l'altra faccia, ho fatto in quel caso lì ho fatto copia e incolla e in mezzo gli ho scritto un G1 Z90, perché l'asse è la mia tavola. È lo Z, sempre un bidimensionale, mentre quello della punta mi sono creato una macro in Excel, cioè io riesco a generare file ISO o dalla macro di AutoCAD
con un altro programma, oppure creandomeli in maniera parametrica con delle macro. È lì, cioè una volta che uno ha fatto la macchina che è così, poi cioè, la difficoltà o il divertimento, dipende dai punti di vista, è quello di fare i programmi e riuscire a fare qualcosa di soddisfacente. Perché tutti i programmi che ho trovato, uno va bene fare una cosa, uno va bene per fare i testi, l'altro va bene per fare le fresature, però non ti dà questo, non ti dà quello, e diciamo che... Nel caso di un testo normale... Allora, un testo o un programma è TXT to G-Code, cioè ho un programmino free che cambi, ce l'ho caricato, quello, qualsiasi tipo di testo, qualsiasi tipo di, cioè qualsiasi, tra i font, c'è un bel set di font, questo qua Linux, infatti lo, cioè, se, questo qua è un, mi sembra un Arial inclinato e me l'ha fatto quando non gli ho fatto niente, insomma. Ecco, qual è, allora se entriamo nel dettaglio tecnico, qual è il problema? Che i programmi per il laser non si trovano, cioè si trovano quelli che ti vendono con la macchina, e infatti la riflessione che volevo fare anche con voi, io mi sono fatto il laser, mi sono divertito e funziona. Cioè su Banggood, non so casomai si può, un laser che a vederlo fa schifo perché ha i profiletti di alluminio, le rotelline in plastica che scorrono sull'alluminio, la cinghietta eccetera eccetera, costa 180 euro con un laser metà di questo, no? Un laser da un watt e mezzo, però cos'ha di bello? Ha il suo software che tu tiri su l'immagine JPEG, TIFF eccetera e ti fa il programma per il laser, ti fa la retinatura eccetera, quindi il valore di quella macchina lì che probabilmente comprerò sta tutto quanto nel fatto che ha il software che funziona. Quel software lì però lui ha i comandi che vanno bene per una shield che non è open, che ti vendono loro. Sotto ha sempre un Arduino, però c'è questa schedina che adesso la vendono assieme alla macchina, che ha tutta quanta una piedinatura e un firmware che non è un firmware aperto, te lo danno compilato, lo puoi caricare eccetera, e funziona solo con quella macchina lì, quindi poi sei vincolato da quella cosa, però merita solo per l'apparente facilità con cui tu riesci a comandare la macchina. E se restiamo nell'argomento, cos'è che, perché ho montato il terzo asse? Perché i programmi che siano free, open o che uno sia fatto, sono fatti per la fresatrice. Quindi tu gli puoi dire altezza di incisione 3 mm e lui ti dà Z-3, poi torna su a vuoto a Z5 e non ti dà il comando per comandare il mandrino, il laser, perché il mandrino lo accendi con un M tal di Italia, inizio lavorazione e lo spegni alla fine. Allora, per il testo, quello lì, ho fatto trova, sostituisci, dove trovi, gli ho messo Z-3, quindi lo sapevo già, dove trovi G1, Z-3, tira via e metti M42 e ho fatto, però, una volta lo fai, due volte lo fai, e allora ho preso un motorino passo passo e lo metto lì fisso con una vitina che mi comanda un micro. Quindi quando Arduino gli dice vai a Z-3, io fisicamente ho un asse Z che mi va a Z-3 e mi accende il laser. Quando gli dice Z torno indietro, quindi invece di fare il post processore su un programma che non mi permette di farlo perché non è aperto, lo imbroglio, cioè vorrei imbrogliarlo in quel modo lì, ed è quello che ci sto cercando, in modo che tu prendi qualsiasi programma cioè generato per la fresatrice e lo fai andare con laser senza star lì a, come io sono un meccanico, programmatore sarebbe una parola troppo grande, e allora pensavo di fare così, o in attesa di trovare software che cominciano ad esserci dedicati per il laser. Ecco.
scusa, si cancella il video comando sulla sezione. Sì, no, ma io non. No, ma non occorre che io. Non occorre che io li cancelli perché fisicamente io non ho l'asse, no? Quindi Arduino, siccome abbiamo detto è in anello aperto, lui mi comanda l'asse Z, che ci sia fisicamente o non ci sia fisicamente, lui non gli interessa. Non va in errore perché non è retroazionato, come abbiamo visto. Vediamo, scusa, Linux 2, questa qua è quella della scritta. Eccolo qua. Questa qua è quello del programma che ho modificato e da editor di testo gli ho fatto trova sostituisci. Infatti questo qua non è un programma che ho generato io, perché questo qua ad esempio mette anche tutte quante le righe, cioè il numero di blocchi che Arduino puoi metterlo, o beh, quasi tutti i programmi puoi metterlo o non metterlo. Una cosa che non ho trovato nel film di Arduino, apro una parentesi, è il salto a blocco e la ripetizione dei comandi. Non l'hanno ancora implementato nel firmware. Ecco, allora, questo qua che è il programmino che ho usato per generare la scritta Linux, l'ho fatto con questo programma free, e questo blocco qua l'ho editato con questo trucco, trova e sostituisci, insomma. Ecco. Questo qua è di quella famiglia in cui gli dici in base alla grandezza del font, perché tu poi i font sono scalabili, quindi puoi averlo alto 40 mm o 10 mm, ti permette di dire la risoluzione delle spezzate che vuoi, dici, non so, mezzo millimetro, un millimetro, due millimetri, dipende se stai facendo una cosa col polistirolo o se stai facendo una cosa con il laser. E infatti si vedono che gli spostamenti tra uno e l'altro, ad esempio 34 e 33, va Y 12,54, 12,40, 12,27, quindi è circa un decimo. Come? Molto alta la soluzione questa qua. Sì, sì. Però lui... va via, beh, l'ho bloccata io a due. Beh, la risoluzione di questo qua dovrebbe essere 2 sui 2 centesimi. No, aspetta, quello a vita è 2 centesimi, no, questo qua sarà 2 decimi. Ma insomma, vabbè. Comunque si arrangia lui a fare tutte quante le interpolazioni e chiaramente, siccome la sua risoluzione non coincide con quello che gli do, si tiene in memoria che gli manca. Cioè tutti quei conteggi lì di CN li fa lui, si arrangia e è in pace con se stesso e alla fine ritorna a zero. Volevo mostrarvi il set ISO che ha beh, non so, forse non è il caso. Dovrebbe essere. Sono forse solo due. Se è connesso a internet questo, in teoria? Beh, sì, teoria. A vedere, no, adesso clicco sul link. No, beh, vabbè, comunque non, beh, già allora, no, non importa. No, volevo mostrarvi tutto il set di codici ISO riconosciuti e li ha tutti quanti, M41, M42, compensazione dentro, interno, esterno, poi ha tutti quanti i comandi per il controllo della temperatura, aspetta che l'estrusore sia in temperatura, addirittura c'è l'autocompensazione del letto della stampante, ci sono le funzioni per il testatore, c'è chi ha fatto anche dei testatori di superficie, degli scanner meccanici, ha un set molto completo di istruzioni. Ecco. Su questa parte, filmati i pezzi, beh, insomma, più o meno avete un'idea. Eh,
Vabbè, questo. Tanto, queste sono le macchine industriali per tagliare il polistirolo, quindi cioè, questa è una macchina un po' hobbistica, simile alla mia, questo è quello che si può. Quanto si riesce a tagliare con quella spessore? Il polistirolo? Beh, io l'ho provato soltanto sulle lastrine da 3-4 mm, perché se lo brucia, cioè è un taglio. Io ho provato su, cioè non ho provato su questo polistirolo qua, ho provato su quello tipo le vaschette da supermercato, no? Delle lastre, il polistirene, quello da qua che usano per la termoformatura, no? Quelli lo taglia, però è da 4 mm. No? Sì, perché penso che se vai su spessori alti non riesce, cioè, non riesce ad avere una focale unica. Se no si può usare l'asse Y, l'asse Z per modificare la focale. Sì, allora quello della focale è un bel problema, nel senso che questo qua ha il fuoco regolabile, cioè c'è la ghiera e quindi riesci, uno fa delle prove, giri la ghiera, guardi un po' con gli occhiali e vedi cosa succede. Perché questo qua sono le prove che ho fatto. Qua mettendo il fuoco, poi alla fine sono riuscito a trovare un fuoco. Qua se volete vedere, potete vedere i pezzi qua. E quindi trovo il fuoco, se no ci sono quelli che hanno il fuoco fisso. Allora metti un carrellino sull'asse Z e lo controlli. Infatti, quello che volevo, cioè, a parte la dimostrazione che mi veniva comodo per portarlo via, probabilmente lo rimonto sulla macchina, diciamo, della Nutella, tanto per intenderci, che ha l'asse Z che ha 100 mm di corsa, in modo da poter, perché può essere anche un effetto voluto, se io voglio fare l'effetto pirografo, come avere una incisione larga 1 mm, 2 mm, lo allontano, lo mando fuori fuoco e riesco a, oppure se volessi fare dei chiaroscuri, uno può anche giocare sulla variazione del fuoco, insomma. E il laser, quello che vorrei comprare, che è da 15 watt, invece quello l'hanno abbassato i prezzi, solo che lui non vuole, non vuole neanche. Sempre stato solido. Sì, come quello lì, uguale, cioè come forma, 15 watt, e cos'ha? Ha il fuoco fisso, e allora lì sei costretto per forza ad avere una slitta sull'asse. No, sei l'alluminio, e vai da. Ci sono. Sì. Compensato da 6 mm? Sì, compensato. Sì, dai. Beh, 6 mm è dura. C'è un mio cliente che taglia compensato da 20 mm, ma un laser da 100 watt CO2. E va via. Beh, ma qua bisogna ridimensionarsi all'aspetto hobbistico, perché sennò, cioè, se uno gli serve per lavoro, allora si compra la macchina. Qua. E se no bisogna fare un club, e allora uno dice. Niente, se volete vi mostro questo qua in movimento. Ho fatto. Beh, questo qua ho finito. Non attacco il laser, quindi tranquilli. Perché è davvero critica la cosa? Sì. Il laser è pericoloso. Che sta andando in C0.